Ben ritrovati con la rassegna stampa, questa è la seconda edizione di oggi. In studio con voi Rosario Moreno. Da Pomicino a Pillitteri, condannati per Mani Pulite che fanno campagna contro il taglio delle poltrone. Tetragono sul sì fino all'altro ieri, confesso, dice che inizio a titubare. Più passano i giorni e più il fronte del no si popola di personaggi di preclara moralità che mi inducono a ripensarci. Ha detto: come si fa a votare sì quando Silvio B. 4 anni definitivi per frode fiscale senza contare il resto, Roberto Formigoni 5 anni e 10 mesi per associazione delinquere, corruzione e finanziamento illecito, Paolo Cirino Pomicino 1 anno e 10 mesi per finanziamento illecito e corruzione e Vittorio Sgarbi 6 mesi e 10 giorni per truffa allo Stato e falso, tifano il no. Vabbè, faccio finta di niente, ha detto appunto questo. Il commercialista della Lega dice: se parlo io è un bel casino. Intercettato uno dei 3 indagati nel caso dell'FC e i presunti fondi neri, dice: non fatemi aprire il cassetto della memoria, mosse tonnellate di soldi. Sempre sui fondi Lega, l'ex centralinista di Via Bellerio dice ai commercialisti arrestati: dal 2014 erano di casa in sede, avevano un ufficio. Francesco Bonora, per 17 anni centralinista nella storica sede del Carroccio, fa parte dei 77 dipendenti licenziati dal Centemero e Salvini, e dice: non dico cosa mi girano a leggere le notizie di questi giorni. E su Di Ruba e Manzoni dice: mi era stato detto chiaramente che potevano accedere agli uffici e infatti Salvini non ha potuto non ammettere che questi due li conosceva. Colleferro, orologi d'oro, ville, vacanze, auto di lusso, ma i fratelli Bianchi e il padre percepivano il reddito di cittadinanza e quanto risulta dagli accertamenti fiscali e patrimoniali portati avanti dagli inquirenti parallelamente all'inchiesta sulla morte del giovane di Paliano. I 4 ragazzi e gran parte dei componenti delle loro famiglie risultano nullatenenti o quasi. Come loro anche Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, gli altri 2 accusati dell'omicidio volontario di Willy Montero Duarte. Coronavirus in Germania, più di 2.000 contagi in 24 ore. Steinmeier dice: nessun paese può sconfiggere Covid da solo. La situazione resta grave in 4 regioni bavaresi in particolare. Presidente tedesco dice: gli italiani sono stati colpiti dal coronavirus prima e più duramente di noi. Regionali, Zingaretti chiude la campagna di Giani, dice no ai neofascisti in Toscana, moderati si allontanino da chi dice boia chi molla. Il segretario del PD parla da Viareggio in un tour de force che lo porterà a tenere comizi anche a Pisa, Livorno, Lucca e Pistoia in un solo giorno. Rispetto opinioni e identità di tutti, ha detto, ma mi domando cosa altro deve accadere per non far scattare nelle persone l'allarme democratico per difendere la Toscana. Bielorussia, Parlamento europeo, dice: dopo il 5 novembre non riconosceremo più presidente Lukashenko. Nella risoluzione approvata in plenaria non si riconosce il risultato delle presidenziali e viene condannata la repressione nei confronti di cittadini e opposizioni. Intanto Maria Kolesnikova, detenuta, rischia fino a 5 anni di carcere. Regionali, 15 anni dopo Vendola, la Puglia torna a essere in bilico. Così i nodi risolti di Emiliano, rimasto senza alleati, hanno spinto la destra che punta sul riciclato fitto. Domenica e lunedì la Puglia alle urne per eleggere il successore di Michele Emiliano, che si ricandida supportato da 14 liste ma non da Italia Viva e Movimento 5 Stelle. Il principale sfidante è quel Raffaele Fitto, sconfitto nel 2005 da Vendola nelle elezioni che aprirono la primavera pugliese. L'ex governatore di Sel dice: lui è il peggio, un viceré arrogante. Turismo, sanità, il nodo Ilva, insomma, e la Xylella. Come si arriva quindi al voto che può segnare la chiusura di un'era nella regione e avere riverberi sul governo Conte? Dattis, deputato e commissario di Forza Italia, ha detto: se il risultato sarà clamoroso, qualcuno si assuma le responsabilità, come fece D'Alema nel 2000.
Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa, la seconda edizione di oggi. Buon proseguimento con la nostra programmazione.